Buongiorno, sono Gaetano Martino, il direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Sono qui per dare a tutti un benvenuto, un caloroso benvenuto in queste giornate di orientamento. Pochissime parole di presentazione del Dipartimento. Il Dipartimento è erede della Facoltà di Agraria, istituita nel 1936 sulla spinta della Fondazione per l'Istruzione Agraria, che ha sede qui, insieme al Dipartimento, proprio nel complesso monumentale di San Pietro, un luogo denso e ricchissimo di storia millenaria, in cui molto importante anche è il rapporto con le scienze agrarie, con la natura e con l'ambiente. Il Dipartimento al momento conta 14 unità di ricerca che spaziano dalle scienze agrarie, alla chimica agraria, alla genetica agraria, tecnologia, economia, difesa, ed è animato dall'attività di oltre 75 docenti e altrettante unità di personale tecnico e amministrativo. Abbiamo numerosi laboratori e strutture di ricerca dedicate a diverse discipline che sono appunto impegnati da questi docenti, in cui gli studenti svolgono parte importante della loro attività. Il Dipartimento negli anni ha costituito anche un significativo insieme di relazioni internazionali sul versante della ricerca, ma anche della didattica attraverso le relazioni del programma Erasmus europeo, e al momento molti progetti europei sono attivi grazie all'impegno dei ricercatori valenti, devo dire, del Dipartimento, docenti nei diversi corsi che avete modo di poter conoscere nel corso di questi incontri. Solo per citare alcuni paesi con cui siamo in contatto, oltre quelli europei, tra gli extraeuropei abbiamo l'Australia, il Canada, il Brasile, quindi l'Argentina, importanti relazioni che costituiscono una base significativa per lo sviluppo della ricerca e anche della didattica e delle collaborazioni, anche per quanto riguarda gli studenti dei corsi di laurea e gli studenti del nostro dottorato in scienze agrarie. Un altro importante carattere del Dipartimento che mi piace a voi presentare è il rapporto che abbiamo con il sistema delle imprese, sia a livello locale che a livello nazionale, un rapporto estremamente efficace, visti gli ottimi risultati che il Dipartimento ha nel campo della terza missione, ovvero sia nel campo del trasferimento delle ricerche, dei risultati della ricerca al mondo esterno, alla società civile, in particolare al mondo imprenditoriale. Un ruolo, il Dipartimento l'ha sempre svolto e continua a svolgerlo, rispetto alle istituzioni, a livello nazionale, europeo e locale, per quanto riguarda i problemi che riguardano l'ambiente, la politica agraria, l'alimentazione, le scienze agrarie, i problemi dell'agricoltura. Tutta questa attività, l'impegno dei docenti, concentrato verso la formazione di una figura o di più figure di professionisti che tutte condividono un carattere essenziale, vale a dire quello di riuscire a disegnare, modellare sulla base della ricerca scientifica
sistemi tecnologici che hanno diretta relazione con la natura e più propriamente con il vivente. Questa è la cifra distintiva non solo delle scienze agrarie, ma in particolare del Dipartimento. Invito tutti quanti a seguire con attenzione le giornate e vi auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Reale e è un onore per me introdurre questo corso in Agricultural and Environmental Biotechnology, sia perché ho nel mio cuore questo corso, sia per l'entusiasmo degli studenti che sono parte integrante di questo corso e vedrete poi nelle presentazioni successive. Per prima cosa è mio compito presentarvi il presidente del corso di laurea che vi introdurrà le attività e gli insegnamenti che fanno parte integrante di questo corso. Quindi a voi, come si dice in TV, il professor Daniele Rosellini. Ecco, buongiorno a tutti, grazie Lara dell'introduzione. Comincio subito con la mia presentazione e la prima cosa che devo dirvi è che questo è un corso in lingua inglese, è un corso internazionale ed ecco perché tutte le diapositive sono in lingua inglese. Vi sto parlando però in italiano perché questa manifestazione magistralmente è indirizzata agli studenti laureandi triennali italiani, no? Quindi almeno per quest'anno la presentazione sarà in italiano, ma giustamente i materiali che abbiamo assemblato sono in lingua inglese. Questo corso, innanzitutto, chi secondo noi dovrebbe fare domanda, cioè quali sono gli studenti che ci aspettiamo facciano domanda? Sono quelli che hanno un interesse per la biologia applicata, perché noi di fatto studiamo gli organismi di interesse agrario, che sono le piante, gli animali, i microrganismi, e quindi uno studente che si avvicina a questo corso deve avere questo interesse suo di biologia, diciamo biologia applicata. Naturalmente servono delle conoscenze di base, delle discipline fondamentali, che sono la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, la biochimica, la biologia molecolare e la genetica. E queste vengono accertate con una valutazione che viene fatta sulla singola domanda, cioè caso per caso noi valutiamo le competenze degli studenti che chiedono di iscriversi. Serve naturalmente una competenza di inglese, quindi è richiesto un livello minimo B2 per poter accedere a un corso che è ovviamente tutto in lingua inglese. Il background più, che vi permette di iscriversi automaticamente o quasi, è quello che vedete qua, cioè i due corsi di laurea dell'Ateneo di Perugia, che sono la laurea triennale in scienze agrarie ed ambientali, e il corso di biotecnologia dell'Università di Perugia, la laurea triennale in biotecnologia con curriculum biotecnologia agraria. In tutti gli altri casi, insomma, la valutazione va fatta, viene fatta caso per caso. Seconda cosa pratica, come potete fare domanda? È molto semplice, dovete fare una domanda di pre-iscrizione, una richiesta di nulla osta, seguirà la valutazione dei vostri requisiti, se avete i requisiti necessari. E se avete questi requisiti vi sarà spedita una lettera di ammissione, un nulla osta, e quindi potete procedere all'iscrizione. L'iscrizione viene fatta con un semplice modulo che trovate online allegando le informazioni richieste e la documentazione richiesta. Che cosa studierete in questo corso? Quindi veniamo all'offerta formativa, che è presentata in modo molto sintetico in questa diapositiva, dove ho raggruppato le materie un po' per affinità. Ho messo in verde le materie che si occupano di piante,
abbiamo la fatemi prendere il puntatore, abbiamo la, la biologia dello sviluppo delle piante, biodiversità e l'evoluzione, il miglioramento genetico avanzato delle piante, poi le biotecnologie applicate alla propagazione delle piante in vitro, le biotecnologie per la salute delle piante, cosiddetta, quindi la entomologia e la patologia, quindi la, sarebbe la biotecnologie entomologiche e la patologia molecolare. E poi abbiamo anche le biotecnologie applicate alle colture e alla produzione sementiera. Nel campo animale abbiamo l'insegnamento specifico di miglioramento genetico e biotecnologie riproduttive degli animali. Poi abbiamo delle materie trasversali, la metodologia sperimentale e statistica applicata quindi alla sperimentazione in agricoltura, in biotecnologie agrarie, la genetica quantitativa, genetica biometrica e la genomica e la chimica agraria che riguarda fertilizzanti e fitofarmaci. Poi un insegnamento anche importante che è quello dell'economia delle biotecnologie per dare un quadro, diciamo, completo della biotecnologia, che è un'attività economica, insomma, si configura come un'attività produttiva economica e quindi ha delle sue caratteristiche economiche specifiche. E infine, naturalmente, materia scelta, attività scelta, tesi e tirocinio. Ora, gli studenti che frequentano il nostro corso che cosa pensano? Ho messo qui le valutazioni degli studenti degli ultimi 2 anni accademici che sono disponibili e riguardano il rapporto, la qualità dei corsi, l'interesse che suscitano, il rapporto con i docenti, le conoscenze preliminari che lo studente ha, se sono adeguate, il carico didattico, le strutture didattiche. Insomma, tutte queste cose sono un giudizio su tutto questo viene chiesto agli studenti attraverso queste domande che vedete di uno, di due, tre, che voi non potete adesso decodificare. Ma quello che si vede da questo grafico è che abbiamo un trend in crescita negli ultimi 2 anni accademici e valori medi molto alti. Ora, non è elegante di solito, no, confrontarsi con i competitori, ma quindi io non l'ho fatto, ho messo solo il confronto tra con noi stessi, diciamo, l'anno precedente e diciamo, gli ultimi 2 anni accademici. Però vi posso dire, insomma, a voce, visto che non lo scrivo, che sono valutazioni che sono alte, diciamo, a confronto con gli altri corsi del Dipartimento, ma anche a livello di Ateneo, insomma, abbiamo veramente delle valutazioni molto favorevoli da parte degli studenti. Noterete che per la domanda D1 c'è un valore più basso e questo mi dà l'occasione di dire una cosa. Quella domanda riguarda le conoscenze preliminari, cioè se lo studente ritiene che le conoscenze che aveva al momento dell'iscrizione sono adeguate per frequentare con profitto il corso. Qui abbiamo un punteggio un pochino più basso perché gli studenti hanno sostanzialmente 2 provenienze. Una parte viene dalla biologia e delle biotecnologie, un'altra parte viene da agraria. E quindi abbiamo una popolazione studentesca in questo senso divisa un po' in due. E quindi quelli che vengono da agraria si sentono meno forti magari nelle discipline di base generali, quelli che vengono da biologia e biotecnologie si sentono un po' estranei alle materie di tipo agrario e questo non è eliminabile. Però devo anche dire che, nonostante questa percezione degli studenti, poi dopo, quando si arriva alla laurea, vediamo voti alti alla laurea, cioè la maggioranza degli studenti esce con un 110 o un 110 lode, segno che anche venendo da background diversi, gli studenti si adeguano molto bene poi all'attività didattica e sostengono esami con un ottimo profilo. Vi interesserà sicuramente sapere che cosa si fa, qual è il profilo professionale di chi esce da questo corso. Ora, qui c'è una semplice elencazione, non potrò certo dare nei dettagli. Quello che voi saprete fare riguarderà lo studio, la conservazione e l'uso delle risorse genetiche
negli organismi di interesse agrario, il management e la gestione degli agroecosistemi, la caratterizzazione molecolare dei prodotti alimentari per il controllo di qualità, il miglioramento genetico delle piante, degli animali e dei microrganismi, quindi la possibilità di intervenire per modificare anche geneticamente, sia con metodi convenzionali che con metodi avanzati, avrete competenze sulla trasformazione genetica e il genome editing. Vi potrete occupare anche di OGM e di rischio, valutazione del rischio. L'industria sementiera, uno sbocco molto importante, cioè l'attività di costituzione di nuove varietà coltivate. L'industria della propagazione delle piante arboree ornamentali. E poi ci sono due possibilità di libera professione, perlomeno sulla carta, cioè voi potete essere ammessi all'esame per l'ordine professionale dei biologi e degli agronomi. Bisogna anche dire però che specialmente un corso in lingua inglese di questo tipo non è progettato e disegnato per fare la libera professione di agronomo, ecco, questo va detto chiaramente. Potete provare quella strada, però questo corso non è specifico per questo tipo di sbocco professionale, ci sono altri corsi nel nostro dipartimento che sono più adatti. Ma che cosa fanno di fatto i nostri laureati quando escono? Gli sbocchi professionali più frequenti sono quelli che voi vedete qua, per esperienza, per conoscenza diretta dei nostri laureati, alcuni dei quali poi parleranno dopo, saranno presenti in questa manifestazione. Frequente è lo sbocco verso il miglioramento genetico delle piante e anche degli animali. Quindi l'industria sementiera e anche le associazioni delle razze di animali allevati. Frequente è la situazione in cui i nostri laureati continuano a studiare, cioè vanno a fare dottorati di ricerca in Italia e frequentemente all'estero, come vedremo da diverse testimonianze che seguiranno. Una cosa che noi raccomandiamo molto e che i nostri studenti fanno abbastanza frequentemente è un traineeship durante Erasmus, più frequentemente dopo la laurea, qualcuno anche durante, e questo sicuramente apre molte strade a chi è interessato a dottorati di ricerca, quindi alla strada della ricerca. E poi c'è in generale l'industria agroalimentare. Bene, a questo punto è venuto il momento di dare un'occhiata ai settori di ricerca che animano il nostro corso di laurea e ci sono alcune diverse persone che interverranno. Io manderò avanti le slide, ogni slide sarà commentata da un esperto del settore di ricerca. Perché vi facciamo vedere? Perché chi si iscrive a una laurea magistrale dovrà fare una tesi sperimentale, una tesi di ricerca, e quindi vi facciamo vedere in quali settori siamo più attivi come ricerca, anche se questo è soltanto una presentazione generale e non esaustiva. Bene, la prima slide è quella che riguarda la biologia vegetale e quindi... Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Io sono Martina Cerri, sono assistente di ricerca dell'unità di biologia vegetale, appunto, che è un'unità dove portiamo avanti svariate tematiche di ricerca. Vi illustro brevemente da sinistra verso destra quelle su cui vertono la maggior parte delle tesi magistrali. Per prima cosa ci occupiamo della caratterizzazione morfologica e citologica di alcuni mutanti di petunia per lo sviluppo del fiore, in collaborazione con l'Università di Amsterdam, che è leader in questo settore, e lo facciamo con tecniche di microscopia ottica, elettronica e immunolocalizzazione. Inoltre seguiamo lo sviluppo di alcuni frutti a partire dall'ovario, in particolare ultimamente ci siamo concentrati sulla cariossia di frumento e sulla drupa, come vedete in questo caso, di alcune specie di prunus. In ultimo
Seguiamo la co-coltivazione di piante di riso, vedete qui in alto, con una felce acquatica che è la Zolla filiculoides, che vive in simbiosi con un cianobatterio, e quindi analizziamo come questa co-coltivazione possa andare a, diciamo, interferire in maniera, speriamo, positiva sulla crescita del riso e sulla sua capacità di rispondere agli stress ambientali, anche in un'ottica di cambiamento climatico. Bene, ora abbiamo la chimica agraria. Sì, ah, no, sono... scusate, ho sbagliato. Abbiamo la salute delle piante, a cominciare dalla patologia molecolare. Buongiorno, mi sentite? Sì. Ok. Buongiorno, sono Meret Orfei, sono una dottoranda presso l'unità di ricerca di patologia vegetale e vi parlerò delle attività di ricerca che vengono svolte presso il laboratorio di biotecnologie fitopatologiche. Le attività di ricerca si concentrano principalmente in due ambiti, che sono la valutazione di nuove sostanze che possano esserci di una qualche utilità nella lotta ai microrganismi fitopatogeni, ed è il caso, ultimamente ci stiamo concentrando su sali inorganici e nanoparticelle metalliche prodotte da sintesi green, che hanno dimostrato di avere un'ottima attività antimicrobica nei confronti di batteri e funghi fitopatogeni, sia diretta, quindi direttamente sul patogeno, sia diciamo indiretta, quindi capaci di indurre una resistenza nelle piante ospite. Inoltre queste due sostanze hanno un basso impatto ambientale proprio per la loro tecnica di sintesi e per la loro natura, quindi sono migliori rispetto magari a metodi che stiamo utilizzando attualmente. Nel secondo campo invece ci muoviamo nello studio di tutte quelle interconnessioni molecolari che si svolgono tra i componenti di un patosistema, quindi tra il microrganismo patogeno, la pianta ospite e anche gli eventuali endofiti. Recentemente ci siamo occupati proprio a proposito di endofiti di Panthea glomerans, che è un endofita che vive nei tubercoli prodotti dall'olivo affetto da rogna e che tramite sistema di comunicazione quorum sensing coopera con l'agente patogeno causale della malattia, che è Pseudomonas avastanoi, e va a produrre degli effettori proteici che sinergicamente, diciamo, vanno a sopprimere insieme a quelli del patogeno le difese della pianta, contribuendo a una maggiore severità della malattia. Grazie. Poi c'è le biotecnologie entomologiche. Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele Rondoni e lavoro in entomologia. Ecco, diciamo che tra le priorità delle attività di ricerca condotte nell'ambito delle biotecnologie entomologiche c'è quello di affrontare le emergenze fitosanitarie che interessano l'agricoltura, riducendo al minimo l'utilizzo dei pesticidi. Innanzitutto ci occupiamo di studiare le interazioni tra insetti e le piante, diciamo, al fine di potenziare i cosiddetti meccanismi di resistenza diretta, cioè la capacità che ha la pianta di potersi difendere dall'attacco di un insetto, ad esempio mediante produzione di composti antinutrizionali che intossicano nel vero senso proprio della parola l'insetto che l'attacca. Un altro aspetto consiste nello studio della difesa indiretta delle piante, cioè le piante che sono sotto attacco emettono dei segnali, delle molecole volatili che sono recepite da altri insetti antagonisti dei fitofagi. Lo studio sia a livello fisiologico che molecolare e comportamentale di questi meccanismi permette di potenziare l'attività di controllo biologico. Nell'ambito dei nuovi approcci biotecnologici poi c'è l'esempio del silenziamento genico con molecole che se ingerite sono in grado poi di agire direttamente sulla fisiologia dell'insetto dannoso. È possibile per esempio silenziare alcuni recettori olfattivi degli insetti e impedirgli di localizzare per esempio la coltura ospite, oppure impedire ai maschi di recepire il feromone sessuale emesso dalle femmine. Infine, un'altra tematica attuale in un'ottica di economia circolare è quella dell'utilizzo di insetti per lo smaltimento dei sottoprodotti dell'industria agroalimentare e zootecnica. La biomassa entomologica poi prodotta può essere oggetto di trasformazione industriale per produzione di mangimi per animali, ma anche purificazione di proteine, produzione di acidi grassi quali omega 3 e anche produzione di molecole quali il chitosano e sostanze molecole antimicrobiche. Grazie. Ora le
tecnologie sementiere, biotecnologie sementiere. Buongiorno a tutti, io sono Beatrice Falcinelli e lavoro presso la sezione di agronomia coltivazioni erbacee e nell'ambito della tecnologia delle sementi il nostro gruppo di ricerca ha lavorato per lo più nello sviluppo e nella produzione di germogli come cibi funzionali. Abbiamo lavorato su molte specie, su molti campi appunto all'interno della produzione dei germogli, ma qui brevemente nella slide vi riporto uno degli ultimissimi più recenti esperimenti che abbiamo fatto e anche quello che rappresenta un po' gli ultimi trend anche nella ricerca del settore. Vedete che abbiamo coltivato delle piante, in particolare il colza e nello specifico una cultivar molto resistente allo stress salino, quindi queste piante sono state irrigate con acqua salata con diverse concentrazioni di sale e portate a seme. Successivamente i semi sono stati raccolti, quindi abbiamo ottenuto la generazione successiva, che in questo caso era un F2 perché le piante madri erano una generazione F1, quindi ibrido, e abbiamo con questi semi prodotto appunto i germogli in condizioni ottimali. L'obiettivo fondamentalmente era quello di vedere se nei germogli prodotti, quindi provenienti dalle piante madri stressate o meno, se questo effetto dello stress subito in qualche modo permettesse di migliorare, comunque modificare, possibilmente appunto in senso positivo, le caratteristiche nutrizionali dei germogli, che sono quelle che ci interessano, quindi per esempio il contenuto dei metaboliti secondari, quindi polifenoli, antiossidanti e altri composti nutrizionali, e vedere se queste modifiche erano dovute magari a una metilazione del DNA e anche ad effetti di tipo epigenetico. Quindi questo è proprio l'ultimo esperimento che abbiamo fatto e recentemente, appunto proprio da poco, recentemente pubblicato, però nell'ambito dei germogli, non l'ho riportata nella slide per questioni di brevità, però le possibilità sono tante, dallo scegliere altre varietà, altre, prima di tutto specie, altre varietà, addirittura per esempio proprio piante che comunque non sono comunemente utilizzate come germogli, per esempio abbiamo fatto anche germogli delle specie arboree e via dicendo. Non vi trattengo, però diciamo che l'idea, lo studio dei germogli in questo settore è aperto a tante possibilità e a tante ricerche. Grazie. Ora tocca alle biotecnologie microbiche. Buongiorno, sono Domenico Aiello, un assegnista di ricerca presso l'unità di microbiologia agraria. La nostra unità di ricerca è piuttosto famosa a livello internazionale per la gestione di una delle collezioni più vaste di microrganismi, in particolar modo di lieviti, per cui abbiamo oltre 6.000 ceppi. All'interno della nostra unità abbiamo diverse branche di ricerca per il quale voi potrete apprendere le più importanti pratiche di biologia molecolare applicate alla microbiologia agraria. In particolar modo ci occupiamo di andare a valutare attraverso la tassonomia molecolare e la descrizione di andare a individuare nuove specie di microrganismi, in particolar modo lieviti. Oltre a questo ci occupiamo di valutare quelle che sono, attraverso analisi metagenomiche, le diverse comunità fungine presenti in diversi ecosistemi, in particolar modo in ecosistemi freddi. Faccio riferimento quindi a ghiacciai presenti in diversi habitat. Per quel che riguarda poi l'applicazione e l'utilizzo di dei lieviti che noi possediamo nella nostra collezione, molti di questi vengono utilizzati in ambito industriale. Infatti una parte della nostra ricerca si focalizza sulla selezione di ceppi di lievito che possono essere in grado di produrre dei metaboliti secondari molto utili, ad esempio, nella bioindustria. Faccio riferimento alla possibilità di produrre dei metaboliti per la formazione del biodiesel o di bioplastiche. Grazie. Grazie Domenico. Chimica agraria.
Sì, buongiorno, sono Giovanni Gigliotti, docente di chimica agraria, ma io direi più che altro chimica agraria ambientale, la definirei la nostra chimica agraria. La chimica agraria di Perugia è famosa per ricerche in due ambiti, l'ambito dei prodotti fitosanitari e delle molecole naturali e l'ambito dei rifiuti, quindi quello che possiamo definire trattamento biotecnologico dei rifiuti. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari comunemente indicati come pesticidi, la nostra specializzazione come ricerca è quella di studiare il loro destino nell'ambiente, quindi il destino nel suolo, nelle acque superficiali e, cosa molto importante, il destino nelle acque profonde. Questo sia per i pesticidi tradizionali sia per i cosiddetti biopesticidi. Infatti c'è una parte della chimica agraria che è specializzata in molecole naturali. Molecole naturali che possono essere appunto utilizzate sia come biopesticidi ma anche per altri scopi, tipo in nutraceutica, in farmacia o in cosmetica. Per quanto riguarda il trattamento biotecnologico dei rifiuti, ci si riferisce chiaramente ai rifiuti organici attraverso quella che possiamo oggi definire la bioraffineria. Quindi un trattamento dei rifiuti che permette il recupero di materiali, singole molecole o addirittura dei fertilizzanti utilizzabili in agricoltura e anche recupero di energia attraverso la digestione anaerobica, produzione di biometano, possiamo così definirlo ormai, biometano, e poi tutto ciò che residua viene ad essere compostato e riutilizzato in agricoltura come fertilizzante. In ultimo, un solo accenno, noi studiamo anche il destino nell'ambiente delle microplastiche e oggi ci stiamo concentrando moltissimo anche sul destino delle bioplastiche. Grazie mille. Prossimo è la genetica e biotecnologia animali. Buongiorno a tutti, sono Giacomo Rovelli e sono un dottorando di ricerca all'unità di ricerca di zootecnia. Noi, come vedete dalla slide, lavoriamo con animali da reddito, quindi con bovini, con ovini e con avicoli principalmente. In particolar modo noi lavoriamo con campioni biologici provenienti da questi animali, quindi con sangue, con pelo e a volte con organi. Ovviamente tutti prelevati secondo le norme del benessere animale. Noi da questi andiamo ad estrarre quelli che sono gli acidi nucleici, quindi DNA o RNA, e con questi andiamo a fare ricerca, attività di ricerca, o diamo anche un servizio per il territorio. Per esempio, qui nella nostra unità di ricerca abbiamo una biobanca contenente più di 4.000 campioni di DNA di riproduttori maschi e femmine, di bovini di razza chianina in Umbria. Questi campioni ci possono servire, sono stoccati da anni e ci possono servire per la tracciabilità dei prodotti alimentari. Un altro esempio che posso fare è sulla razza marchigiana, che è un'altra razza di bovini. Andiamo, sempre partendo da un campione di DNA, andiamo a valutare il genotipo al locus della miostatina, in quanto se mutato può portare agli animali ipertrofia muscolare, quindi possiamo trovare degli animali con enormi masse muscolari. E questo per l'allevatore è un bene, in quanto un animale con più muscolo è un animale che porta più prodotto. E quindi, ecco, vi invito a conoscere, ecco, questo nostro settore anche degli animali. Grazie. Ultimo settore di ricerca è quello della genetica agraria, miglioramento genetico e biotecnologie vegetali. Buongiorno a tutti, sono Niccolò Terzaroli, sono un dottorando qui della sezione appunto di genetica agraria e di miglioramento genetico vegetale. Quello che facciamo appunto è sviluppare nuove varietà oppure aiutare le aziende sementiere a fare questo. Vedete in basso un campo sperimentale di fagiolo, vedete qui invece in alto a destra degli incroci che abbiamo fatto su frumento,
andiamo quindi a studiare anche la biodiversità, soprattutto locale, quindi a caratterizzare morfologicamente, ma anche geneticamente, le varietà locali, come io ho fatto per esempio quella dell'aglione della Val di Chiana, abbiamo fatto la Roveia, la lenticchia di Castelluccio, eccetera, e lo facciamo attraverso solitamente marcatori molecolari. Vedete qui in alto a destra un gel di poliacrilammide su cui abbiamo fatto marcatori FLP, che adesso facciamo con il sequenziatore capillare che abbiamo qui in sezione, o gli SSR, vedete qui in basso dei picchi, sempre che provengono dal nostro sequenziatore capillare. E, oltre a questo, andiamo a studiare il sistema di riproduzione delle piante, sia perché è finalizzato al miglioramento genetico, sia perché è una ricerca di base molto importante. Io, per esempio, mi occupo di apomissia per la mia tesi di dottorato. Oltre a questo, andiamo a studiare non solo il genoma, ma anche l'epigenoma, quindi tutte le l'analisi, per esempio, della metilazione, che va ad influire poi sulla trascrizione, quindi andiamo a studiare l'espressione genica attraverso real-time PCR e altri tipi di marcatori molecolari. E per ultimo, ma non meno importante, è la produzione di costrutti genici per l'ingegneria genetica, quindi possiamo andare a silenziare alcuni geni oppure andare a inserire geni in altre specie, geni di nostro interesse che vogliamo studiare e che vogliamo introdurre, anche con la tecnologia che conoscerete, che è la CRISPR-Cas9. E vi presento anche l'unità di coltura in vitro. Abbiamo, vedete qui, una camera climatica in cui cresciamo queste piccole piantine. Lo facciamo per conservare il germoplasma, magari andiamo a prendere gli espianti da piante, anche da alberi monumentali, secolari, da piante in via di estinzione, che possono quindi essere rimoltiplicate tramite questa preziosa tecnica. Poi questi espianti solitamente sono esenti da virus e, lavorando sotto cappa, che vedete qui nella seconda immagine, anche libera da altri patogeni come batteri e funghi, se si lavora bene almeno, ma qui ve lo insegneremo. E quindi si ottengono delle piante che sono di alta qualità perché sono libere da patogeni. E queste piante ci servono di supporto anche al breeding, che ci permettono di rimoltiplicare alcuni genotipi importanti o di partire per esempio da colture di antere per ottenere per esempio doppi aploidi. O con l'ultima foto che vedete, questo è un seme sintetico in cui è stato incapsulato un espianto vegetale in un substrato agarizzato, e ci permette di rimoltiplicare una pianta direttamente in campo, ma non attraverso il seme, perché alcune piante purtroppo magari non riescono a farlo. E questo è quello che facciamo. Grazie. Grazie Nicolò. Ora sarebbe previsto nella nostra scaletta un breve video sui laboratori, che però rimanderei alla fine della nostra manifestazione, perché adesso abbiamo poco tempo, e almeno rispetto all'orario stabilito, anche se penso che possiamo sforare un po' oltre le 12. Darei quindi la parola all'ultima slide. Abbiamo un sito web che vi invito a visitare naturalmente, e vi aspettiamo e vi ringraziamo per la vostra attenzione. A questo punto però c'è forse la parte tutto sommato più interessante. Qui alcuni si sono riconosciuti, alcuni dei presenti che hanno parlato oggi, con questa foto di qualche anno fa. A questo punto io vi saluto e lascio la parola alla nostra moderatrice. Grazie a tutti. Eccoci, grazie a tutti. Dopo questa bellissima presentazione del corso, dove avete potuto vedere tutte le attività che svolgiamo, adesso è il momento di parlare con ragazzi che si sono laureati, per vedere quali possono essere le prospettive future per i laureati in biotecnologie, e parleremo poi anche con un rappresentante del mondo del lavoro che ci può dare anche un altro, da un altro punto di vista, un'informazione sulle prospettive collaborative che questa laurea può dare. Cominciamo con la dottoressa Cristina Rotoni,
Cristina, ci sei? Sì. Ecco, che per prima cosa ci illustrerà, ci dirà cosa sta facendo in questo momento e soprattutto dove. Vedrete che i nostri laureati sono un po' sparsi, diciamo, nel mondo. Dici, Cristina, raccontaci un po' cosa fai. Sì, buongiorno a tutti, io sono Cristina Rotoni e mi sono laureata in biotecnologie agrarie e ambientali nel 2018 e al momento sono una dottoranda al Netherlands Institute of Ecology, che si trova a Wageningen in Olanda, e in questo istituto di ricerca ci sono vari dipartimenti, io mi occupo di ecologia microbica. Il mio progetto si basa sull'interazione tra il microbioma del suolo e le interazioni con la pianta per aiutare la pianta a crescere meglio senza un grande input di nutrienti, e ci occupiamo anche di sequenziamento genetico della pianta e del microbioma. Ok, perfetto Cristina, già una cosa interessante di suo. E quello che ti volevo chiedere, in che modo, diciamo, la laurea in biotecnologia ti ha preparato a fare quello che stai facendo in questo momento? Sì, la laurea in biotecnologia sicuramente mi ha aiutato nelle domande di dottorato, in quanto per molti dottorati sono richieste capacità sia applicate a quello che è il mondo agrario, ma soprattutto una conoscenza di base sulla genetica e la microbiologia, soprattutto nel mio dottorato. Quindi diciamo che per questa posizione la laurea in biotecnologia è stata molto importante, in quanto oltre ad avere conoscenze sulla base fisiologica e chimica delle piante, è possibile anche avere un approccio pratico a quello che è il laboratorio e le varie applicazioni sulle piante. Grazie Cristina, soprattutto perché è stato un piacere di vederti, come di vedere altri tuoi compagni, perché siete stati miei studenti, e vedere poi dove siete andati per me è stata una cosa grandissima. Adesso tocca alla dottoressa Elena Gallina. Elena, ci sei? Parla, così ti posso vedere. Sì, ci sono. Ecco, buongiorno. La dottoressa Elena Gallina, che anche lei per prima cosa ci descriverà cosa sta facendo in questo momento e anche lei dove. Sì, buongiorno a tutti, sono Elena Gallina, io sono una studentessa, mi laureerò a ottobre, in questo momento sto facendo, grazie alla borsa di studio Erasmus più traineeship, il mio tirocinio e la mia tesi magistrale in Olanda. Sto attualmente lavorando con Cristina, mi trovo a lavorare con lei nello stesso dipartimento di ecologia microbica e attualmente sto svolgendo la mia tesi sulle interazioni tra arbuscolar mycorrhizal fungi, quindi i funghi arbuscolari micorrizici, e l'effetto che ha il genotipo sul reclutamento di questi funghi nella rizosfera. E questo è tutto. Senti un po', Cristina, dimmi un po', ma Elena, perdonami, dimmi un po', tra le nozioni che hai appreso, diciamo, nel nostro corso di laurea o le esperienze che hai fatto, quale ti è stata, diciamo, più utile per prepararti a quello che stai facendo in questo momento? Allora, sicuramente l'Università di Perugia mi ha dato un background molto ampio riguardo a, quindi, diciamo che si possono studiare e toccare con mano molti aspetti diversi relativi alle scienze agrarie e ambientali, ma sicuramente una cosa che mi ha aiutato molto è fare laboratori, perché l'università ti permette di appunto diciamo partecipare a molte attività laboratoriali, e questo sicuramente mi ha dato molta diciamo sicurezza e anche diciamo mi ha dato l'opportunità di poi lavorare in un laboratorio in maniera più tranquilla. Grazie Elena, grande. Adesso parliamo con un altro tuo collega e torniamo in Italia con il dottor Mirko Cucina. Sì, buongiorno. Fammi ritrovare Mirko. Mi sentite? Okay. Ti sentiamo e ti vediamo. Ecco, descrivi un po' anche tu cosa stai facendo in questo momento, dove ti trovi. Sì, allora io rispetto agli altri colleghi sono un pochino più attempato, anche se non sembra, nel senso che mi sono laureato nel 2012 e ho avuto un pochino più... Parli con me che sono giovanissima, quindi tu sei... Mi sono laureato nel 2012 in biotecnologie agrarie ambientali. Ho fatto il dottorato presso la sezione di chimica agraria col professor Gigliotti, che colgo l'occasione per salutare, visto che è connesso.
con un progetto di ricerca legato alla valorizzazione di reflui farmaceutici. E dopo alcuni anni di contratti postdoc, borse di studio assegni, adesso mi trovo a Milano presso il gruppo Ricicla dell'Università degli Studi di Milano, dove sono assegnista e sto seguendo un progetto europeo Horizon 2020 che si chiama Fertimenur, dove si sta valutando, studiando il recupero innovativo di nutrienti da reflui zootecnici. Guarda Mirko, parlando con te poi ieri è saltata fuori diciamo, anche un aspetto interessante che ti pregherei anche di sottolineare e di descrivere, il fatto che la laurea in biotecnologie può aprire ad ambiti anche che si allontanano un po' strettamente dall'attività di laboratorio, perché tu mi sembra che in questo periodo fai anche un po' da project manager per questo progetto europeo, giusto? Sì, questo è vero, anzi va sottolineata anche l'importanza dell'attività di progettazione europea, che spesso viene sottovalutata, no? Si considera sempre l'attività laboratoriale come l'unica attività importante, in realtà anche quella di scrittura e poi anche gestione e sviluppo dei progetti è fondamentale. E per questo, tra l'altro, trovo estremamente intelligente aver messo il corso in lingua inglese, perché è ovviamente un prerequisito fondamentale conoscere l'inglese anche nel mondo poi accademico, specialmente quando ci si confronta con partner di tutto il mondo. Benissimo, grazie Mirko, soprattutto con diciamo la tua meno giovane età, per me ci ha dato un'idea anche una prospettiva più ampia, no? Di quello che poi si può fare, di quale può essere il futuro di un laureato. Ok, adesso è il turno diciamo del dottor Edoardo Marchetti, eccolo, lo vedo davanti a me. Buongiorno. Ti vedo un po' fermo, però ti sento. Ci sono. Ok, Edoardo, quindi anche a te, descrivici un po' cosa fai in questo momento, dove sei e cosa fai? Allora, io in questo momento mi trovo a Parma e sono un dottorando presso appunto l'IMEM di Parma. L'IMEM è l'Istituto dei Materiali per l'Elettronica e il Magnetismo ed è una delle sedi del CNR. E io pure mi sono laureato alla magistrale in biotecnologie agrarie e ambientali a Perugia e provenivo da una triennale, nel mio caso, in Ancona, e ho scelto, diciamo, di passare da Ancona e di proseguire, insomma, a Perugia per approfondire tutti quegli interessi che erano nei riguardi della genetica e del funzionamento più intimo delle piante. In questo momento, appunto come dottorando, sto portando avanti un progetto di ricerca molto giovane, e questo progetto ha come diciamo oggetto principale il Bioristor, che è un sensore in grado di percepire delle variazioni nello stato fisiologico delle piante in tempo reale e valutando diciamo della concentrazione salina della linfa della pianta. Quindi Edoardo, diciamo, anche nel tuo caso, come nel caso del tuo collega precedente, la tua attività dimostra che diciamo, la laurea in biotecnologia apre diciamo, ad ambiti che sono forse apparentemente lontani dalla laurea che voi fate adesso, che voi avete intrapreso, no? Perché alla fine il magnetismo, giusto? Sì, assolutamente. Io il campo della scienza dei materiali è un campo di cui si parla poco, ma nel quale in realtà le biotecnologie sono sempre richieste, perché è un incrocio, diciamo, è un insieme tra l'ingegneria, la chimica, la fisica e appunto le biotecnologie. E quindi sì, diciamo che la laurea in biotecnologie agrarie per me è stata un trampolino di lancio che ha permesso di, diciamo, coltivare le mie passioni e anche gli interessi più collaterali, tanto da arrivare fino a quassù, insomma. Sono contento della mia scelta, devo dire. Perfetto, grazie Edoardo. Adesso tocca al dottor Alessandro Roman e qui ci spostiamo di nuovo dall'Italia e dici un po' Alessandro, dove andiamo a finire stavolta? Salve, buongiorno a tutti. Niente, andiamo a finire in Cornovaglia, in Inghilterra, nella
proprio nella parte più ad ovest, sud-ovest dell'Inghilterra, direttamente nell'oceano. Io sono al Dipartimento, al College of Life and Environmental Science dell'Università di Exeter. E sono attualmente dottorando di un double degree presso l'Università di Exeter e l'Università di Wageningen. È un Marie Curie funding. E qui mi occupo praticamente di studiare, interpretare e capire qual è l'interazione esistente tra il microbioma intestinale di una specie di zanzara molto importante dal punto di vista sanitario, che è l'Aedes aegypti, quindi è il vettore di alcuni virus come la dengue, la zika ed altri virus di questo tipo. L'obiettivo finale è quello di cercare di capire in che maniera contrastare appunto l'espansione e comunque ridurre le popolazioni di questo insetto per dare una mano, insomma, cercare di contrastare le malattie, i virus. Sì. Ecco. Attività che io apprezzo moltissimo, avendo un pessimo rapporto con le zanzare. Comunque la cosa che volevo sottolineare, di cui volevo parlare con te Alessandro, era anche un po' la tua storia lavorativa, no? Ne abbiamo parlato un pochettino ieri, perché tu hai un curriculum un po' particolare. Ce lo racconti un po' comunque qual è stata la tua storia? Sì, certamente. Allora, io mi son laureato nel 2018 in biotecnologie agrarie e ambientali e successivamente ho lavorato per Brunello Cucinelli, che è un produttore di cashmere, sempre presente in Umbria. E dunque, fondamentalmente ho cambiato settore. Dopo l'esperienza con Brunello Cucinelli ho lavorato al controllo di qualità dell'azienda Farchioni, Poli, Mastri Birrai e Terre della Custodia, dunque controllo qualità di olio d'oliva, birra e vino. E questo, diciamo, l'Università di Perugia, la laurea in biotecnologie agrarie e ambientali mi ha dato una gran mano per poter ricoprire quel ruolo, in quanto no, è importante anche nel laboratorio di un'azienda conoscere determinate tecniche, macchinari, saper riconoscere anche, no? Come funziona fondamentalmente l'allevamento delle piante di olivo. E successivamente, niente, ho fatto questa domanda di dottorato e vincendola ho deciso di partire e provare questa nuova esperienza. Come ti dicevo ieri, è una cosa bellissima, andare poi alla fine inseguire un sogno, no? Avere la tenacia di continuare ad inseguire un sogno. Sì, di mettersi alla prova e provare, sì. Sì, sì. Esatto, che dovrebbero fare tutti alla fine, anche alla mia età. Allora, grazie Alessandro. Adesso abbiamo il piacere di avere con noi, non più diciamo uno studente, ma un rappresentante, come vi dicevo, Massimiliano, ci sei? Buongiorno a tutti. Sì, sono presente in diretta dalla Serra 6 di Idi Sementi. Vi porto nella nostra cucina, per dire. Ecco. Come compagnia c'è Anna Shan, siamo nella Serra 6 di Easy Sementi, azienda sementiera del nord Italia, tipicamente italiana. Qui è dove nascono le varietà del futuro. Questo è un po' il destino di quelli che, dei biotecnologi che come me, hanno scelto il mestiere del breeder. Cos'è il breeding? Il breeding è l'attività che ci permette di creare tutte le varietà che nel prossimo futuro arriveranno sulla nostra tavola, con le caratteristiche genetiche che ci permettono di poterle coltivare. Quindi il biotecnologo che decide di fare il breeder come minimo deve avere grandissime conoscenze di genetica. Questo è indispensabile. E non parliamo solo di genetica classica, parliamo anche di biologia molecolare, genomica, bioinformatica, perché l'utilizzo di tutti questi strumenti ci permette appunto di prevedere e di capire come saranno le varietà nei campi nel 2035, nel 2040. Consideriamo che un'attività di breeding, quella che può svolgere un biotecnologo, porta circa via dai 10 ai 12 anni, soprattutto in pomodoro. Quindi la varietà che pensiamo oggi tramite la tecnica di previsione di genetica è quella che venderemo nel 2035-2040. Non so se volete vado avanti, un sacco di cose da dirvi. Cosa? Aspetta, non lo so, Alessandro, Massimiliano, lo so che sei un grande comunicatore, molto meglio di me.
sei stato gentilissimo. Massimiliano è il direttore, direttore di ricerca presso ISI Sementi, e anche con te, giusto, Anna, casomai possiamo far parlare un attimo Anna per dimostrare, esatto, un pochettino cosa fanno, posso fare i biotecnologi. Allora, adesso la faccio andare avanti, perché Anna si occupa principalmente del campo del breeding nel settore cipolla, e usciamo dalla serra per andarci a vedere il campo mentre siamo in diretta. La facciamo esattamente come dovrebbe essere, in diretta dal campo cipolla. Ciao a tutti, io sono Anna, sto facendo la magistrale in biotecnologie e vengo dalla triennale di biotecnologie. Adesso sono all'ultimo anno e qua alla ISI sto facendo il tirocinio e tesi magistrale in cipolla, miglioramento genetico della cipolla. Grazie Anna, come quindi ti sei trovata bene, insomma il corso ti ha aiutato in questo, l'attività che hai fatto nel corso, le esperienze che hai fatto nel corso sono state utili per poter poi continuare nelle ISI Sementi, giusto? Sì, molto, sì, sto ritrovando giorno per giorno, diciamo, tutte le cose che ho imparato nei vari esami, e quindi sì. Grazie. Nel film proprio. Grazie Massimiliano e grazie Anna, siete stati grandissimi soprattutto a farci vedere direttamente cosa accade nella vostra ditta. Non so se ci vedete ancora. Sì, vi vediamo. Grazie però, ancora. Grazie ad entrambi. Una cosa, soprattutto sì, perché si iscrive a biotecnologie. Considerate che la genetica sicuramente è il futuro per tutto quello che concerne l'industria agroalimentare, perché nella genetica, con la genetica è possibile spiegare alle piante come comportarsi nel prossimo futuro. Quindi in assenza di acqua, in condizioni di stress biotici, abiotici, la genetica cambierà il mondo. Quindi i biotecnologi saranno figure, insieme ai bioinformatici e tutto quello che concerne l'industria delle biotecnologie, indispensabili. Quindi mi raccomando, iscrivetevi a biotecnologie e non ve ne pentirete. Grande, grande Massimiliano, penso che una pubblicità migliore della tua sia veramente difficile. Grazie tantissimo. Grazie. Daniele, ciao, grazie. Daniele, penso che noi con le interviste abbiamo finito, se domande non ne vedo, ma ancora fate in tempo, chiedo agli spettatori, ancora fanno in tempo se vogliono fare qualche domanda. Non so se a questo punto, Daniele, vogliamo far partire quindi il video che abbiamo preparato. Dunque, io ho risposto, Lara, a una domanda sul DNR, nella funzione DNR di Zoom di un ragazzo. Non ne vedo comparire altre. Siccome abbiamo superato di pochi minuti il mezzogiorno, sarei per mandare tutti e mandare come conclusione il nostro video sui laboratori, che vi invito a vedere. Grazie a tutti, grazie della disponibilità, soprattutto dei ragazzi che ci hanno illustrato un po' le attività che hanno fatto dopo la laurea, e grazie anche a tutti i relatori. E arrivederci, buon lavoro a tutti.